In questa pillola abbiamo deciso di proporvi, per prendersi cura di se stessi, del tratto cervicale e della zona alta delle spalle. Sono zone che si contraggono molto, sia per posizioni errate che teniamo durante la giornata o anche per attività che facciamo come lavoretti in casa e quant'altro. E quindi andarlo a sciogliere è molto importante. Proporrò degli esercizi molto semplici. Partiamo con la posizione eretta e ispiriamo il viso, guarda in avanti, cerchiamo di tenere le spalle più rilassate possibili e partiamo con l'ispirazione centrale, il capo ruota a destra e a sinistra, facendo strada con gli occhi. Ispiriamo al centro, mentre giro verso destra butto fuori l'aria, inspiro e butto fuori, inspiro al centro e quando faccio la rotazione inspiro. Questo movimento deve essere preceduto dal movimento degli occhi. Prima partono gli occhi e indicano la strada di dove andare. I primi movimenti devono essere sempre molto lenti perché è un riscaldamento quello che iniziamo a fare. L'obiettivo pian piano è quello di riuscire a girare, fare la rotazione il più possibile e guardare dietro di noi. Questo esercizio lo ripetiamo una decina di volte. Abbiamo fatto destra e sinistra, adesso facciamo alto e basso. Oppure si possono chiamare anche i quattro punti cardinali, come vogliamo. Parliamo molto semplice, che per così almeno ci capiamo, gli esercizi sono molto efficaci, bisogna comprenderli bene. Ispiriamo al centro, questa volta direzioniamo gli occhi in alto e il mento si allontana dallo sterno. Inspiro. Bisogna porre molta attenzione perché, soprattutto andando indietro, possono esserci dei capogiri, vedere qualche stellina, cioè non essere proprio a proprio agio. Allora potrebbe essere importante tenere a fianco una seggiola e appoggiarsi per avere più sicurezza allo schienale della nostra seggiola. Inspiro col naso ed espiro con la bocca. Adesso vi propongo le diagonali. Facciamo la diagonale alta a sinistra e bassa a destra. Inspiro sempre, gli occhi direzionano. Lo scopo di questo esercizio è riuscire a sciogliere tutta la zona cervicale. Pian pianino, con calma, facciamo l'altra diagonale, quindi in alto a destra e in basso a sinistra. Anche qui una decina di movimenti. Ecco, questi tipi di esercizi fatti tutti i giorni o al mattino o alla sera vi danno una consapevolezza di come state in quella giornata, in quel momento. E sono piccoli ma molto efficaci. Non c'è da preoccuparsi se si sentono... se si sente delle sabbioline a sgretolarsi, se si sentono dei piccoli dolori. Bisogna, come tutti gli esercizi, capire i propri limiti e fare questi esercizi in base a quello che si può fare, in base alle patologie che si hanno, in base
alle contratture, in base a quello che si sente di fare. Poi pian piano con l'esercizio si può anche raggiungere un livello di miglioramento e capire anche bene l'esercizio e sentirselo proprio cucito addosso, insomma.